Ma bentornati col nostro chef. Oggi, in questa giornata abbastanza grigia e tempestosa di vento e acqua, cercheremo di rallegrare la nostra giornata e di far tornare a splendere un po' il sole attraverso l'unboxing di oggi. Si tratta di un gioco uscito in questo periodo, una di queste uscite settembrine, chiamiamole così, da Genos. So che già avete visto la foto ieri. Alcuni di voi, ma andiamo a vedere di che cosa si tratta perché sono veramente, veramente molto curioso. Eccolo qua. Il gioco di cui vi sto parlando è proprio lui, The Magnificent. Come dicevo, già nuovo gioco della Genos per 1-4 giocatori dalla durata di circa 60-90 minuti, età 14 più. Il gioco è degli autori Alice Benson e Christian Osby, e l'artwork, la bellissima artwork, è di Martin Motte. Bellissima artwork, io perlomeno a gusto mio personale la trovo veramente molto molto bella. Il gioco è a tema circense, qualcuno di voi magari già lo conoscerà, per chi non lo conosce, stiamo parlando di un gioco in cui noi siamo dei proprietari, tra virgolette, di un circo e dobbiamo cercare di andare a creare i nostri spettacoli per poter portare a noi del pubblico e fare punti, ovviamente per poter vincere, poi andremo a vedere anche meglio in dettaglio. Magari da un gioco circense ci aspettavamo una grafica molto più, come dire, colorata, molto più allegra, eccetera, eccetera. Invece devo dire che l'artista che ha creato la grafica del gioco, guardate anche, diciamo, la parte posteriore della cover, il gioco ha tutta questa grafica molto retro e in stile dark che a me piace da morire, veramente veramente molto bella. Adesso ce lo vedremo un attimino in dettaglio. Voglio solamente ringraziare, tornare a ringraziare ovviamente a parte Genos, ma anche e soprattutto Stefano del Blasoni Shop, che ormai mi segue da un po', e devo dire che lo ringrazio anche perché troverete in fondo al video praticamente un link con il quale accedere, e questa è una promozione che ha fatto Stefano proprio per gli amici dello chef. In questo link troverete la possibilità di accedere direttamente alla sua pagina del Blasone Shop, dove trovate ovviamente non solo giochi da tavolo, ma anche giochi di ruolo, collezionismo e modellismo, uno sconto del 10% su The Magnificent, per cui sull'acquisto di una copia di Magnificent solo ed esclusivamente per gli amici dello chef, per cui anche i nemici, cioè no, per tutti. Per cui se state guardando ovviamente questo unboxing, troverete questo link grazie al Blasone Shop, da cui potrete accedere e acquistare la vostra copia di Magnificent con il 10% di sconto. Per cui andiamo adesso a vedere direttamente il gioco in questione. Allora, come vi dicevo, la grafica è molto bella. Il tema circense, in cui noi attraverso diverse fasi di gioco dovremo cercare praticamente di ottimizzare al meglio quelle che sono le nostre risorse, partendo dai dadi. Ci sono dei dadi che sceglieremo, che sono dei dadi di potere da mettere su delle carte, che sono delle carte con delle abilità particolari. Attraverso queste carte poi potremo andare a costruire il nostro tendone. Avremo una plancia personale dove potremo costruire con tipo dei pezzi di Tetris, che poi li vedremo, tutto il nostro tendone, tutta la nostra superficie, dal quale poi ovviamente otterremo anche altre abilità o otterremo altri punti. Infine potremo viaggiare con il nostro carro per cercare di ottenere nuove risorse, nuove abilità, e poi ovviamente dovremo organizzare il nostro spettacolo, per cui utilizzare le locandine vere e proprie che rappresentano quello che noi andremo a rappresentare all'interno dei nostri spettacoli, e da quelli poi otterremo anche lì dei punti, eccetera, eccetera. Però apriamolo e vediamolo immediatamente insieme, perché secondo me questo è veramente una gran figata di gioco. Allora, eccolo qua, la cover l'abbiamo già vista, gli diamo un'occhiata veloce. Guardate quanto è bella, molto dark, molto retro, come vi dicevo, però è veramente molto molto interessante, molto bella. Qui abbiamo il nostro regolamento, eccolo qua. Le pagine di regolamento sono veramente poche, perché dovrebbero essere 8 se non sbaglio, esatto, ed eccole qua. Partendo dalla prima pagina, dove ovviamente c'è tutto il riepilogo dei materiali e della componentistica, ovviamente dietro c'è il conteggio delle carte, eccolo qua, non so se lo vedete.
E qui, come sempre, abbiamo ovviamente la preparazione a gioco, per cui tutta la parte iniziale di setup, come si sistema ovviamente il nostro campo, le nostre carte, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere praticamente nello specifico anche quali sono i materiali utilizzati. Abbiamo un tabellone di gioco, le quattro plance ovviamente per ogni giocatore, le carte maestro, le carte locandina. E poi ci sono i gettoni tenda, le monete, ovviamente, eccoli qua, i nostri dadi colorati con cui creeremo il nostro potere, per poi accedere eventualmente a tutti i vari bonus, gli effetti speciali che sono rappresentati dalle nostre gemme, eccoli qua, i carri per viaggiare, i segnalini istruttore, perché di tanto in tanto andiamo a prendere gettoni, scusate, questi segnalini con il quale andremo ad ingaggiare degli istruttori per migliorare le nostre abilità circensi. I segnalini di punteggio, di cappelli che semplicemente, eccoli qua, servono per indicare i giocatori di turno. Le tile, per cui eccoli qua, le tessere in stile Tetris con cui andremo a costruire la nostra plancia, il nostro tendone, per cui veramente, veramente molto figo. Andiamo a vedere poi in dettaglio insieme il regolamento. Lo svolgimento del gioco, come vedete, sono poche pagine, scritte molto in piccolo. Io per fortuna ho gli occhiali, se no era un problema. Lo svolgimento e le variazioni, per cui la costruzione, come andiamo a costruire ovviamente le nostre tende e come riusciamo ad ottenere le nostre risorse all'interno della plancia, come viaggiare e poi ovviamente le esibizioni, come riusciamo ad esibire e ad esibirci con i nostri spettacoli. Dopodiché le abilità, eccetera, eccetera, fine gioco, fine round, per cui 8 pagine di regolamento molto snello, anche questo sempre pieno di fotografie e di esempi di gioco che sono importantissimi. Benissimo, adesso andiamo a vederci proprio. Ah, ok, perfetto, questa è la nostra planciona di gioco, bella, bella grossa, devo dire. Eccola qua. Se riesco ad aprirla, è tanto basta. Ok, questa è la nostra planciona di gioco. Vedete? Eccola qua. Poi magari ve la giro da sta parte, che è quella. Ok, nostra plancia di gioco, dove avremo ovviamente tutti gli spazi a disposizione le locandine, le nostre abilità per gli istruttori. Le carovane dove viaggiare, i nostri spettacoli e le carte, e poi ovviamente il tabellone dove andremo a segnare i punti. Guardate quanto nella sua versione un po' dark ha questi colori particolari che spiccano, che sono quelli delle gemme, eccetera, eccetera, che veramente non so, a me piace veramente tanto. Tira fuori un qualcosa di che veramente mi ispira molto. Qui le penalità che prenderemo ovviamente nel caso in cui non riusciamo a pagare per le nostre dadi potere, poi questo lo vedremo in seguito magari meglio in un gameplay. Ecco qua, questo è il nostro tabellone di gioco. Andiamo a vedere invece in dettaglio, il tabellone è molto robusto, eh? Queste invece sono le nostre plance, le nostre plance giocatore, eccole qua, double face, non so se le vedete bene. Ecco qua, dove ovviamente ci sono rappresentate tutte le varie abilità, il nostro campo, dove potremo andare a piazzare le tile per costruire le nostre tende, il posizionamento delle gemme, eccetera, eccetera. Poi magari qui l'apposizionamento per i nostri istruttori. Allora, rispetto al tabellone, l'unica cosa che noto, forse, e questo forse per me è un piccolo neo, ma la robustezza del tabellone di gioco, la plancia, ahimè, è un cartoncino piuttosto leggero. Io sinceramente, questa era una cosa che avevo già notato a suo tempo anche su Terraforming Mars, che la plancia giocatore ovviamente è troppo leggera per i miei gusti personali, ovviamente. Al di là del colore, al di là di tutto, che comunque è veramente molto bella, però estremamente leggera. E qui ovviamente ne abbiamo quattro. Ovviamente eccole qua per tutti e 4 i giocatori. Sono molto belle, leggere ma belle. E qui andiamo a vedere le nostre fustelle, per cui qui ci sono le nostre tile con i nostri tendoni, ovviamente arancione, verde, viola,
che in realtà poi rappresentano quelli che sono i dadi che andremo a vedere all'interno. I gettoni sono i punti vittoria, eccetera, eccetera. Ancora tile, dove troviamo comunque sempre i nostri tendoni. Questi sono semplicemente le tile dei nostri istruttori che ci daranno e attiveranno delle abilità particolari. Nuove fustelle, però diciamo le fustelle sono le stesse, per cui come vedete. Ok, qui abbiamo l'unica cosa positiva, vedi, da riscontrare al di là come compensazione per le plance giocatori molto leggerine, c'è comunque un dispenser per mettere proprio tutto quello che ci serve, per cui i nostri gettoni, eccoli qua, le nostre bellissime pietruzze colorate e diciamo tutti i nostri componenti in legno, per cui questa è già una cosa positiva che va a bilanciare un po' diciamo la plancia giocatore leggerina. Allora, ovviamente qui vediamo insieme, queste sono le nostre gemme colorate che sono gli effetti speciali. Dice, che cosa ci facciamo con gli effetti speciali? Gli effetti speciali semplicemente servono per aumentare il potere dei dadi. Infatti, come vedete, le pietre sono dello stesso colore. I dadi, eccoli qua, tanti bei dadi colorati, belli grossi, imponenti, importanti, dadi arancioni. I dadi verdi, i dadi viola, i dadi bianchi, i dadi così, di cristallo bianco, che sono dei dadi che vengono utilizzati come dadi jolly all'interno del gioco. E le pietre, ovviamente, idem, eccoli qua, le pietruzze colorate, che sono gli effetti speciali che noi andremo a utilizzare, hanno una doppia valenza, nel senso potranno essere utilizzati per aumentare, spendendoli, potere ai nostri dadi, oppure a fine partita possono essere utilizzati per piazzare sulle plance giocatori. Esattamente su questi punti qua, per andare a tappare dei buchi o vicini siano, chiaramente perché non riusciremo magari sempre a chiudere i nostri quadrati per ottenere punti, per cui potremo andare a tappare quei buchi utilizzando le nostre pietre e così da chiudere ovviamente i nostri quadrati ed andare a fare ancora più punti. Ci sono le Ziploc, eccole qua, queste fortunatamente non mancano. E qui abbiamo ovviamente tutti gli altri componenti di gioco, per cui tutto quello che. Eccoli qua. Oh, e qui invece i componenti sono molto belli, molto grandi, come vedete. I nostri cappelletti, guardate, non so se li vedete, sono veramente belli, veramente grandi, robusti, fatti bene. I nostri carri anche, mi aspettavo più piccoli, invece questi sono i carri con cui viaggeremo ovviamente all'interno del nostro tracciato sul board, segna punti e i vari, ecco qua, i vari cilindri che rappresentano poi istruttori che poi andremo a prendere e utilizzeremo per aumentare le nostre abilità. Ovviamente abbiamo tutti i cappelli di tutti i colori, eccoli qua, mazza. E niente, componenti, devo dire che invece sono ottimi da questo punto di vista, per cui andiamo ora a vedere un attimino le carte. Giustamente, che sono poi la parte praticamente quasi più importante del gioco, perché attraverso queste noi riusciremo ad attivare delle abilità e punti per poter poi vincere la partita. Eccole qua, le carte vengono rappresentate in questo modo, non so se le vedete. Ovviamente una carta, chiaramente queste dovrebbero essere le carte maestro, se non sbaglio, di cui avremo a disposizione per poter ovviamente poi accedere agli spettacoli ed attivare le locandine. Ce ne sono veramente di tanti tipi, credo che siano le carte maestre, dovrebbero essere 56 carte, eccole qua. Le vogliamo vedere qualcun'altra meglio in dettaglio? Ecco, per esempio questa aumenta di più 2 il valore del dado verde, tanto per farvi un esempio. E poi ovviamente ci saranno anche diciamo, delle ricompense per il fine partita che trovate sotto. Poi questa per esempio vi darà una gemma viola, eccetera, eccetera, insomma. Questa un punto. Ok.
E queste sono le carte maestre. Andiamo a vedere in dettaglio invece le nostre locandine. Ecco qua. Questa è un'altra carta maestra. E queste sono le nostre, locandine, l'ungilo. Ovviamente ogni locandina è differente dall'altra. Ogni locandina richiede una tile specifica per essere utilizzata, come vedete. E poi ovviamente darà delle ricompense. Nella parte inferiore della carta troverete la ricompensa. Tipo qui c'è una specie di tigre con i denti a sciabola, per cui per utilizzare, diciamo, questa è la locandina, per utilizzare per fare questo spettacolo abbiamo necessità di avere questa tile, che è quel tile verde, e come compensazione, come ricompensa, avremo esattamente quello che ci sta sotto la carta. Ops, caduta la carta, anzi è poi caduta la carta che sarebbe fondamentalmente la nostra copertina, eccola qua, del gioco, la nostra cover, ovvero il nostro giullare che si diverte con le palle di fuoco, ovvero Suhail, The Magnificent Suhail. Qui c'è sta anche pure un armadillo, che non so quale abilità abbia. Comunque, uno spettacolo con un armadillo non l'ho mai visto, potrebbe essere interessante. Ovviamente, vabbè, ci sta la tigre, ci stanno insomma tante cose carine, giocolieri, eccetera, eccetera. Veramente molto, molto carino. Allora, queste sono le nostre locandine. Eccole qua, ve li rifaccio rivedere un attimo. E con queste poi andremo ovviamente a fare i punti. Allora, niente, abbiamo visto insieme, poi dopo io mi divertirò ovviamente a rimettere tutto nell'apposito dispenser. Il gioco merita veramente, secondo me, ha un grande appeal sotto questo profilo, nel senso che nella sua ambientazione un po' dark, un po' retro, l'idea di creare degli spettacoli circensi attraverso l'utilizzo dei dadi per quanto riguarda il potere, gli effetti speciali, diciamo, nel suo torco dark è stato dato proprio una sflesciata di colori all'interno con i dadi, con le gemme, eccetera, eccetera, che veramente lo rende veramente molto, molto simpatico, per noi dal punto di vista estetico. Io poi mi sono già visto alcune parti di gameplay e devo dire che il gioco merita veramente tanto. Ve lo consiglio, andatelo a spizzarvi anche voi. Poi fra poco, ne appena avrò la possibilità, farò anche un gameplay, così vediamo un attimino insieme come, tanto poi perdo sempre, però comunque in ogni caso ce lo possiamo tranquillamente vedere. Per il momento è tutto, vi ricordo che di nuovo sotto al video trovate un link con il quale accedere alla pagina di Blasone Shop, e con questo link avete il 10% di sconto per l'acquisto della vostra copia di Magnificent, per cui approfittate. Niente, io vi ringrazio per il momento per essere stati di nuovo con me con questo strepitoso unboxing di questo gioco della Genos Game. Ci vediamo ovviamente al prossimo gameplay, al prossimo unboxing, o come sempre quando vi pare. Ciao dallo chef e grazie.